Luca, ci è stata segnalata la scomparsa di un ragazzo di 18 anni. Si chiama Bruno Terisi, l'ultima volta è stato visto nel viale di Via Genotti. Perfetto, abbiamo subito le ricerche. Io e Federica perlustreremo la zona e voi avviate le ricerche. Ok. Ancora niente? Purtroppo no, andiamo a continuare più avanti. Là c'è una macchina. Potrebbe essere del ragazzo. Andiamo a vedere. Sì? Ok, voi andate a controllare, vi raggiungiamo. Mi raccomando, facciamo attenzione. Speriamo di trovarlo sano e salvo. Ragazzi, iniziamo le ricerche. Ragazzi! No! Vado a chiamare la scintilla. Guardate qua. È una collana, potrebbe averla persa l'assassino. Facciamo analizzare la scientifica. Stando alle ricostruzioni della scientifica, il ragazzo è stato colpito a fuori con un coltello. Inoltre è stato trovato un capello tra le unghie del ragazzo. La scientifica lo sta già analizzando insieme alla collega. Bene, speriamo arrivi un risultato il più presto. Ma il coltello del ragazzo è stato trovato? Ancora no. Sì? Sì, ok, grazie. La scientifica non ha trovato nessuna impronta sulla collanina, però hanno trovato un capello che sembra appartenere ad una donna, ma non hanno ancora trovato nessun riscontro. Dobbiamo aspettare l'esame del DNA. Possiamo cercare tra i suoi amici chi frequentava, magari hanno una fidanzata. Ottima intuizione, io e Sara andremo a parlare con i genitori del ragazzo. Tu e Roberto invece ritornate al bosco per cercare alcuni indizi. Ok, andiamo. Andiamo. Qui non c'è niente. Neanche qua, niente di utile. Potremmo provare a cercare lungo il viale. Non lo so. Proviamo a cercare dentro quel bidone sperando che gli operatori non siano ancora passati. Ma chi è che guarda dentro qualcosa? Ho già capito che tocca a me. Grazie. La prossima volta chiameremo Luca e Simone. Sicuramente. Vediamo un po' che c'è qua dentro. Ecco qua, quello che cercavamo. Va bene, dai, portiamolo alla scientifica. Nel frattempo tu avvisa Luca. Noi abbiamo parlato con i genitori del ragazzo. Ci hanno detto che aveva una ragazza a suo nome, Cristina Fidanti. Purtroppo siamo già stati a lei ma non l'abbiamo trovata, sembra sia sparita. Mi fa anche i risultati alla scientifica. Sul coltello sono state trovate delle impronte che corrispondono a Cristina, la fidanzata del ragazzo. E il DNA sul capello lo conferma. Ok, intensifichiamo le ricerche, dobbiamo trovarla. Va bene, grazie. Purtroppo ancora niente. Pronto? Sono Cristina Fidanti, mi trovo all'esterno della chiesa di Montalino. Ho delle cose da raccontarvi. Va bene, non ti muovere, ti veniamo a prendere. Ragazzi, sembra si voglia consegnare spontaneamente, si trova alla chiesa di Montalino. Ragazzi, non utilizziamo le armi, voglio che si senta al sicuro. Mi raccomando, stai attento. Allora ci vuoi raccontare cosa è successo? Sono confusa, non riesco ancora a capire dall'intervento di ciò che è successo. Vieni, andiamo con Sariato. Te la senti dirci com'è andata? Sì, ci provo. Avevo un incontro con il mio ragazzo, i nostri rapporti ultimamente non andavano benissimo. Dovevamo parlare, ma una volta arrivati al bosco, che era il luogo segreto dove ci incontravamo, lui ha cominciato ad insultarmi, ad offendermi. Io non ci ho visto più, ho preso il coltello che avevo in tasca e... Va bene, Roberto, Sara, portatela via. Tutta storia. Già, purtroppo però non si può ritornare indietro. Io sto per staccare, ti voglio accompagnarmi a casa? Sì, volentieri. Quelle tre stelle? Quelle tre stelle. Lo vedi il carro? Ovviamente lo vedo solo il cavallo. Va. Eh già, siamo arrivati. Eh sì. Vabbè dai, ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Grazie della chiacchierata. Sì, domani. Buonanotte. Ciao, buonanotte.